Eccoci arrivati al ponte tibetano, ora vediamo dove è l'entrata. Ora ci abbiamo alle prenotazioni per vedere quando riusciamo a passare e andiamo a cercare un posto dove mangiare. Fino alle 3.25 non possiamo salire, quindi adesso ci tocca andare in giro per Sestri e vedere se riusciamo a trovare un negozio dove comprare da mangiare. Pausa pranzo, ora aspettiamo le 3.20 per andare a fare il ponte, vediamo se riusciamo a intrattenerci qua 2 ore. Tutti imbacuccati, pronti all'arrampicata. Eccoci pronti per andare a scalare, ora ci tocca fare un quarto d'ora a piedi per poi trovarci nel primo ponte e vediamo cosa ci aspetta. Per percorrere il ponte più lungo d'Europa. Siamo pronti! Certi ragazzi sono da dietro e mi stavo per ammazzare. Primo pezzo superato, ci siamo cagati in mano, ora ci aspetta questo. Superare tutto sto ponte per poi fare l'arrampicata. Aiuto! Dobbiamo andare laggiù, arrivare alla cascata e staccarci e andare a fare l'arrampicata. Siamo arrivati a metà percorso del secondo ponte, ora ci aspetta poi quello da 90 metri e lì saranno paure. I compari ce la stanno facendo. Ci siamo, proseguiamo. Arrivati, ora ci aspetta la scalata. Numero 1. Questo è il percorso che dobbiamo fare con la scalata e andare di dietro. Niente ferrata. Quando ho visto lo strapiombo mi sono cacato in mano. Quindi adesso proseguo a piedi, raggiungo gli altri ragazzi al bunker dove c'è l'ultimo ponte di 90 metri.
tutto questo strapiombo facendolo da arrampicata, diciamo che la paura si fa sentire. E quello è l'ultimo tratto di ponte che collega con l'ingresso ed è alto 90 metri. E adesso ci tocca andare a fare. Completati i 90 metri di ponte, diciamo che questa esperienza, se qualcuno soffre di vertigini, non è la migliore. E poi sono tutti i ragazzi che stanno facendo l'arrampicata. E proseguendo con l'arrampicata arrivano fino a quei bunker che sono stati fatti nella seconda guerra mondiale, per poi andare a fare il ponte, quello che non abbiamo appena fatto. Esperienza a caldo, se qualcuno soffre di vertigini, fare il ponte tibetano non è la cosa migliore. Ora aspettiamo gli altri ragazzi e mi sa che torniamo a casa, anche perché qua sta iniziando a piovere. Quindi prima ci incamminiamo meglio.